Ammazza che capelli ho. Ciao di Gucci, ben ritrovati la vostra Andrea Frontone in questo piccolo video extra. Comunque sia, volevo farvi sapere che appunto che i video di Super Mario Odyssey l'ho dovuti purtroppo eliminare tutti quanti dal canale e non potrò caricarne altri perché Nintendo ci sta andando giù pesante col copyright. Per fortuna non ho ricevuto nessuno strike ancora, solo degli avvertimenti dicendo guarda, questo contenuto è di Nintendo, quindi Nintendo si prende la monetizzazione del prodotto. Ok, prenditi pure i soldi, tanto... Cacchio, quei video hanno fatto un bel po' di soldi, insomma. Restiamo sull'argomento copyright. YouTube mi scrive una lettera, guarda, sei a rischio... Cioè, non è che dice proprio YouTube, ma ha scritto, il team di YouTube mi ha scritto, guarda, il tuo canale è a rischio. Strike per i seguenti contenuti, e mi ha elencato tutti quanti i video con cui ho copyright, anche gli ultimi che ho messo, quelli di Mario Party, The Top 100, che comunque sia hanno contenuti di copyright con la musica, per la musica di gioco, ma quelli sono il meno, cioè quei giochi lì non Nintendo neanche te li calcola, si prende la monetizzazione e via. Mentre alcuni video di Super Mario, tra cui già ho dovuto tempo fa eliminarne uno, mi era bloccato a livello mondiale, quindi neanche l'avreste potuto vedere. Ad ogni modo li sto eliminando tutti, li ho già eliminati quando vedrete questo video, perché ho paura del copyright. Se mi arriva uno strike sul canale si risolve subito, perché ho già fatto una volta tempo fa le linee guida per una cosa che non mi ricordo cos'era, comunque sia ti fanno fare una specie di corso di 2 minuti e dove rispondere a alcune domande, dove tu ovviamente devi dire che tutti i contenuti che non sono tuoi sono sbagliati, caricarli sul canale, e quindi tutto quanto il mondo di YouTube Gaming andrebbe a farsi benedire. Ad ogni modo ho paura dello strike, ma lo strike mi toglierebbe solo la possibilità di fare delle live, che neanche faccio dato il basso numero di iscritti che mi ritrovo. E non è certo il numero di iscritti che mi blocca dal fare le live, però comunque sì, avere un maggiore numero di iscritti sarebbe più comodo. Già una volta ho ricevuto 3 avvertimenti nel 2010 col mio primo canale, neanche mi hanno avvertito, a dire il vero, c'era un problema su YouTube a cui alcuni canali ricevono 3 strike di fila senza dire niente, anche avendo contenuti legali, nel senso di nessun copyright infranto o cose simili. E poi non l'ho più recuperato quel canale per problemi legati alla posta, che non avevo più quel server, allora insomma un po' di casini, ma non è questo il punto è che non voglio problemi col copyright e non caricherò più video di Super Mario Odyssey. Per il momento solo Super Mario Odyssey, per il resto se mi capita di caricare tipo Mario Party The 100, Top 100, copyright non me ne frega niente, sono 4 video, 5 video, quello che sarà, e quindi insomma mi va bene anche così. Ad ogni modo, questo era quello che volevo dirvi, giusto per farvi sapere un po' quello che sta succedendo, perché non vedete più video di Super Mario, che andavano davvero bene quei video. Vabbè, ci vediamo comunque se domani con il trailer di Yo-Kai Watch 3 Sushi. Che bel trailer che sarà.